Siete amanti delle file oppure no? Oggi vi spieghiamo perché in alcuni casi le file ci attraggono. Io non sono tanto per le file perché sono una che non gli piace stare ad aspettare. Ma di questo parliamo insieme a Elena Lorenzini, psicoterapeuta. Ciao Elena! Ciao Cristiana, sì, effettivamente abbiamo questa idea che dove in un negozio dove c'è molta fila fuori o magari ovviamente Covid, extra Covid, no? In questo periodo, diciamo, anzi pre-Covid, quando vedevamo molte persone entrare nei negozi o dei ristoranti, magari pronto un ristorante con molte persone e un ristorante vuoto, sceglievamo quello con molte persone dentro, no? E questo, diciamo, questa spiegazione per la quale noi scegliamo in base a quello che fanno gli altri si chiama riprova sociale, è stata studiata da Cialdini. E che cosa dice la riprova sociale? Che le persone nell'incertezza di scegliere tra un ristorante, un negozio o diciamo nell'acquisto, sceglie in base alla prevalenza, quindi se è un posto molto scelto o diciamo vedono diciamo, che è stato molto acquistato, mi viene in mente esempio tutti gli e-commerce che ci avvisano quanto un oggetto è stato acquistato, a quel punto la scelta vira sull'oggetto più scelto o sul negozio più frequentato. Perché vogliamo avere quello che hanno gli altri o ci sono altri motivi? Per esempio, Gustave Le Bon diceva: la folla è un gregge che non può fare a meno di un padrone. In questo caso, il padrone può essere il marketing, quello che ti cambura il cervello fino a farti fare quello che vogliono loro. Allora, diciamo, il motivo è perché noi pensiamo che se molte persone fanno una cosa, fanno una scelta, diciamo, è giusto. Oppure se tante persone hanno evitato di fare qualcosa, vuol dire che è corretto, no? Quindi il guardare l'altro per vedere se effettivamente è una scelta giusta o meno. Questo poi in verità nell'esperienza ci dice che non è sempre, no, dove va la maggioranza è la scelta migliore, no? Magari non ci piace più un ristorante dove c'è meno gente e quindi magari gli diamo la possibilità di scoprirlo analizzando, che ne so, il menù o altri fattori. Però questo principio viene utilizzato tantissimo nei proprietà. Viene in mente della famosa cucina amata dagli italiani o di tanti altri oggetti in cui ti dicono che sono acquistate da molte persone. Cioè, più il messaggio è un oggetto che viene acquistato e viene comprato molto, più è efficace come messaggio per far acquistare le persone. Per convincere gli altri. Certo, magari a un primo, così, a una prima decisione si può essere attratti, però il consiglio che possiamo dare è comunque di approfondire, perché io ricordo sempre una volta che un mio amico mi decantò un ristorante dicendo che per lui era stata, insomma, aveva mangiato tanto bene e io quando ci andai non mi trovai altrettanto bene, ma perché a lui piacevano le porzioni abbondanti, piacevano le cose molto ben condite, mentre io andavo alla ricerca di qualche altra cosa. Quindi c'è sempre un aspetto soggettivo da tenere in considerazione. È vero, e poi unendomi a quello che dici tu, il fatto di parlare lo solito linguaggio, perché magari di avere i soliti interessi, perché ovviamente il consiglio bisogna vedere da chi ci arriva, se ci arriva da una persona che vede le vacanze, i ristoranti come noi, ovviamente ci troveremo bene. Se ha una visione diversa, ovvio che il consiglio è tarato sugli interessi di chi ci consiglia pure. Grazie, ciao! Ciao!